te come state? Spero bene, spero che sia tutto, che stiamo rientrando un po' nella normalità in questo ultimo periodo, che l'anno sia iniziato bene per tutti. E allora mi è arrivato questo bel pacchetto da Filati Discount. Ovviamente io l'ho già aperto, come vedete, quindi non posso dire di aprirlo assieme a voi e vedere per la prima volta questi meravigliosi filati. L'ho aperto semplicemente perché ho voluto fare le mie solite prove. Questa volta non ho fatto campioni perché è un filato nuovo, perché comunque io non l'ho mai lavorato. È un filato nuovo addirittura anche per Filati Discount. Quando andrete poi nel loro sito oppure andrete qui sotto nel box informazioni vedrete tutte le caratteristiche. A me è arrivata una campionatura di tantissimi colori che adesso andremo a vedere assieme. Intanto vi faccio solo, vi do una panoramica. Vi do una panoramica di quello che c'è qui. Ecco, qui avevo appoggiato altre cose che sto lavorando. Guardate la meraviglia dei colori. Adesso li tolgo tutti dalla scatola e li andiamo a vedere uno per uno. Eccoli qui, tutti assieme, spero che si vedano tutti. Io sto guardando in camera ed il colore che voi percepite qui dalla telecamera è proprio il colore loro originale, nel senso che non ci sono alterazioni nella ripresa, fortunatamente. Adesso ne andiamo a vedere il colore uno per uno e poi vi dico un po' quello che mi è sembrato a me, le mie valutazioni in merito alla composizione di questo filato. Allora, io ne sposto un po'. Questi sono tutti i colori che voi potrete trovare sul loro sito. Quindi i colori che vedete qui sono tutti quelli che entrando nel sito di Filati Discount potete trovare per il Bixi. È un filato che avrà continuità, quindi lo troverete non per un breve periodo, ma lo troverete nel tempo. È un filato molto interessante, almeno dal mio punto di vista, per la composizione. Intanto diciamo che sono dei gomitoli da 50 grammi per 90 metri, quindi sono dei gomitoli piccolini, ma vi assicuro che lavorandoli fruttano tantissimo e sono di una morbidezza e di una elasticità, proprio il tessuto che ne viene fuori. Poi vi farò vedere il piccolo campioncino che io ho realizzato ed è veramente di qualità superiore. Allora, la composizione è questa, c'è il 5% di alpaca, il 12% di poliammide, il 27% di poliestere e il 56% di acrilico. I ferri consigliati sono il 5 e il 6 e l'uncinetto il 4 e il 5. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo filato è che ha una varietà di colori che sono esaltati dalla composizione che ha proprio questo tipo di filato. Perché adesso avvicinandolo, vediamo questo più chiaro se si riesce a vedere bene, non è un unico capo, quindi c'è un capo che è di lana con le altre fibre che vengono attorcigliate al primo capo. Non so se si riesce a vedere. E si percepisce la lucentezza del poliestere e il filato proprio di alpaca sotto. Lavorandolo è bellissimo. Vediamo adesso il campione che io ho eseguito e ho eseguito un campione con tutti i colori perché quando ho aperto il pacco e ho visto tutte queste tonalità ho pensato veramente a qualcosa di molto colorato. C'è questo verde che a me piace tantissimo, il blu scuro che io lo trovo è uno dei colori che io amo di più assieme alla tonalità del marrone, del beige e di tutti questi altri colori, ma questo blu in particolare lo trovo molto adatto per i capi primaverili, quindi le giacchine primaverili, un maglioncino anche a manica corta, uno scialle da poggiare sulle spalle in primavera inoltrata. Come colore mi piace tantissimo. E questa ed il filato che c'è, la composizione gli dà questa specie di catenetta c'è all'interno perché non è proprio un filo. Gli conferisce proprio questa lucidità che nella lavorazione
Si percepisce, ma è veramente molto gradevole, non è disturbante, non so se è il termine giusto. Allora, il campione che io ho fatto è questo, ora li sposto perché altrimenti non si vede molto. Sarebbe stato interessante se io avessi, vediamo così, se si vede meglio, eccolo qui, sarebbe stato interessante se io avessi lavorato per gradazione di colore, ma francamente io ho preso i colori così per come me li sono trovati. Vedete quello che dicevo io del filato che c'è all'interno, del sintetico che c'è all'interno che conferisce la lucidità, è differente a seconda del colore che voi lavorate. In alcuni colori si nota di più, in altri un po' più spento, ma non è più spento perché ce n'è meno, ma si mescola proprio al colore del filato stesso. E abbiamo ad esempio questo blu, dove la lucentezza del sintetico di questa fibra che attraversa proprio tutto il filato viene fuori facendo uscire perfettamente il colore principale. Quindi quello che voglio dire, se il filato è blu, questa lucentezza ha del blu appena appena in contrasto con il filato principale, ma nell'insieme gli dona proprio una luce diversa. A me piace tantissimo questo tipo di filato. Lo stesso con il rosso bordeaux, il senape, il verde. Per finire poi, ecco, poi c'è il bianco, c'è il fucsia, il jeans, il nero, il rosa, il grigio e questo, se non sbaglio, dovrebbe essere un ottanio, no, un color petrolio. Ecco, adesso immaginate qualcosa di coloratissimo con questo filato, qualcosa di primaverile, qualcosa di gioioso, di allegro. Io trovo che questi colori abbiano, che veramente abbiano una palette di colori indescrivibile. C'è anche, ad esempio, si possono azzardare degli abbinamenti, no? Tipo il bianco, il verde, il blu, tutti e tre io li trovo bellissimi. Oppure il senape con questo bordeaux, che io amo follemente, mi piace tantissimo. Sono degli abbinamenti che a me piacciono molto. Possono davvero fare dei bellissimi abbinamenti perché, come vi ho già detto, la palette secondo me merita tantissimo. È un filato che si presta sia a dei capispalla che a degli accessori e io lo trovo interessante proprio in particolare per chi è allergico alla lana. Perché noi sappiamo che l'alpaca non contiene lanolina, però riscalda anche 4-5 volte in più rispetto alla lana proprio di pecora. Per cui tra la lanolina, scusate, tra l'alpaca e il poliammide abbiamo un tessuto, viene fuori un tessuto molto caldo, traspirante, che mantiene il calore e che ha anche una certa resistenza, perché comunque il poliammide, che non è altro che il nylon, è una fibra che sintetica sicuramente, non è una fibra naturale, ma che viene molto utilizzata specialmente per quei capi dove c'è un'allergia alla lanolina piuttosto che ad altro. Per non essere unicamente di alpaca, perché sarebbe veramente caldissimo, perché l'alpaca scalda molto, mischiato con il poliammide è una combinazione perfetta per fare delle giacche, dei maglioni, insomma tutto quello che noi dobbiamo indossare che ci tenga caldo. Ovviamente, se poi ci sono degli accessori che possono essere fatti, tipo uno scialle o piuttosto che una sciarpa, si può approfittare anche per realizzare dei piccoli trafori, proprio per la caratteristica dell'alpaca che risulta molto calda, fare una lavorazione traforata non ci fa perdere di calore, tra virgolette, di tutto il tessuto. Non so se mi sono spiegata bene.
I colori sono veramente meravigliosi, io adesso ve li sto presentando così, non ho fatto campione per campione, anche perché sono gomitolini da 50 grammi e non mi andava proprio di fare dei pezzi grandi che poi magari avrei tenuto lì senza farne nulla, quindi questo io me lo terrò anche come il mio piccolo campionario personale quando dovrò scegliere i colori e quando vorrò fare degli abbinamenti avrò già qui tutti i pezzi, tutti i colori in un unico pezzo già lavorati. Adesso ve li faccio vedere uno a uno, vi dico esattamente il nome del colore di ognuno e andiamo a rivedere le caratteristiche. Allora abbiamo il bordeaux, il fucsia e il rosa. Li sto mettendo per gradazione, almeno ci provo. Quindi questi sono i primi tre colori. Poi abbiamo il color petrolio che è meraviglioso. Abbiamo il color jeans abbiamo il blu. Questi sono gli altri tre. Poi abbiamo dei colori che sono, diciamo, che possono fare da base, se mai volessimo mischiare alcuni di questi colorati, che sono il bianco, che è panna, non è proprio bianco, quindi il panna ed il nero. Abbiamo poi il grigio, anche questi tre colori. Io li trovo, trovo che sia un abbinamento molto elegante per fare qualcosa, sempre un capospalla. Io parlo sempre di lavorazione ai ferri, attenzione, non all'uncinetto. All'uncinetto si possono lavorare perché è indicato per l'uncinetto, si lavora con un uncinetto 4-5, ma per la lavorazione a crochet all'uncinetto vi rimando sempre al canale che trovate qui, che trovate qui su YouTube di Luana Dolci Riflessi, perché è lei che lavora a crochet ed è anche molto brava. Quindi sul mio canale troverete lavori fatti ai ferri. Per cui io dico che tipo anche un finto piede pull con questi due colori e magari a contrasto il nero non sarebbe male. Poi abbiamo gli ultimi due colori che sono il verde ed il senape. Questo senape è bellissimo perché ha questa l'inclusione di questa parte di poliammide che è veramente molto molto bello, gli dona una lucentezza e una freschezza a tutti i colori. E poi in ultimo c'è quello che io ho scelto per me per fare un capo che vedrete qui sul canale, vedrete il tutorial la prossima settimana, e questo è il color cammello ed ha anche questo come tutti gli altri tono su tono questo filo all'interno che sembra quasi che sia più chiaro, ma in realtà io adesso non ho, di questo non ho fatto il campione, gli dà delle sfumature bellissime, quindi anche questo lo trovo molto raffinato come colore. Io non credo di dover aggiungere molto perché con la bellezza di tutti i filati la potete percepire dalle immagini. C'è non troppo da dire, nel senso che adesso dobbiamo solo andare a comprare. E almeno io dovrò vedere quali di questi colori vo vorrò utilizzare, a parte questo che con il quale farò il prossimo progetto, e per tutti gli altri andare a mischiare e pensare a qualcosa di colorato, di divertente e di allegro per uscire un po' anche se fa freddo, per proiettarci un po' verso le giornate più calde. Io spero che questo mini mini recensione di questi filati vi sia stata utile. Vi rinnovo l'invito a guardare sempre nel box informazioni perché io ora vi lascerò per ogni colore il link che vi riporta direttamente al sito. C'è stato qualcuno che mi ha commentato in altre presentazioni dei filati discount e mi ha chiesto come fare per acquistarli. Allora, andate nel loro sito ed è filatidiscount.com, oppure
Una volta arrivati lì, avete veramente un menu a tendina sopra, guardando lo schermo, dove potete scegliere i filati, che tipo di filati volete cercare, se volete degli attrezzi, se volete degli accessori per realizzare borse. Dopodiché scegliete, basta un clic. Se doveste avere qualche problema nel cercare, a parte che con il tasto della lente andate direttamente e cercate il nome di questo filato, questo ad esempio è il Bixi, scrivete Bixi e vi escono tutti i colori e quindi voi potete andare lì, cliccare e mettere nel carrello senza nessun problema. Nel caso in cui qualcuno dovesse avere o trovare difficoltà nella consultazione, quando voi entrate nel sito si apre sempre una chat. Quindi scrivete lì che vi rispondono subito, sono super gentili e disponibili. Quindi non avete il problema, non sarà quello di fare l'ordine online, quindi di andare direttamente sul sito e andare a acquistare. I colori, come vi ho detto, quelli che state vedendo qui sono veramente fedeli a quelli che vedete in video, perché io sto guardando anche il video, e ripeto sempre la composizione che è alpaca, poliammide, poliestere, comunque lo vedete anche nella scheda che trovate sul sito di Filati Discount. Sono gomitolini da 50 grammi per 90 metri, poi ovviamente a seconda del progetto dovete prenderete quelli che vi necessitano. Vi dico che comunque frutta molto, si lavora benissimo, è scorrevole ai ferri. Io l'ho lavorato, ecco questi piccoli campioni che io ho fatto, vedete il tessuto è omogeneo, non si è allargato, è molto elastico proprio grazie al poliammide che c'è all'interno. Non ha eccessiva memoria, quindi se io sto lavorando qualcosa, ecco tipo ad esempio un maglioncino, e lo voglio fare un pochino più attillato, ha la giusta elasticità, vedete? E il filato non si rovina, anche il tessuto non si allarga più di tanto se lavorato con i ferri giusti per la vostra mano. Considerate sempre che non ha lanolina, quindi tra il poliammide e l'alpaca è un filato che tiene molto caldo, e anche per un golfino per me è adattissimo. Quindi spero di esservi stata utile, spero di far presto il progetto con questa tonalità, quella che io ho scelto per il mio lavoro. Vi aspetto qui sul canale, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto, perché prossimamente, prestissimo, ci sarà un tutorial con questo filato, una cosa nuova, carina, che adatta sia a questi giorni ma anche magari a temperature un pochino più alte rispetto ad adesso. Consultate il box informazioni, andate sul sito di Filati Discount, perché oltre a questo ci sono tantissime altre cose, ma questa è la novità, sono i filati che sono gli ultimissimi arrivati sul sito di Filati Discount. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre, grazie per avermi seguito, per essere arrivati fin qui. Se realizzate qualcosa, andate sulla pagina di Filati Discount e postate i vostri lavori, condivideteveli perché è bellissimo vedere quello che si realizza e quello che magari riuscite a fare anche con i nostri tutorial o anche di vostre invenzioni, insomma. Ci vediamo al prossimo video che sarà, spero, in settimana, se tutto va bene, come dovrebbe andare. Ciao ciao!